Parlo con le cose, con gli oggetti, dedico loro del tempo e rivivo gli eventi di cui sono stati testimoni. I miei compagni di viaggio mi osservano pigramente distesi sul pavimento in attesa di raccontarmi le loro storie. La materia non smette mai di vivere. L'avorio era animale, il legno era un albero e la pietra montagna. Siete mai entrati nella vostra stanza segreta? Avete una stanza segreta? No? Sì! E allora entriamoci tutti quanti adesso. Avanti, chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi. Guardate che vi vedo da questi occhialoni. Occhi chiusi. Siete dentro la vostra stanza. Che profumi sentite? E che colori ha la vostra stanza? Quali oggetti la arredano? Penso a cose inutili, sono il signor nessuno, e non conosco limiti, e faccio l'eremita urbano. E sogno di essere Superman, ma in una bolla sto al riparo io, e vivo per l'effimero, steso sopra il mio divano. Semplicemente inutili sono le mie idee, si confondono e girano satelliti di me. Semplicemente inutili sono le mie idee, si confondono e girano satelliti di me, satelliti di me. Vivo una vita apparentemente normale, guerriero in affitto in un monolocale, lavoro di giorno e di notte combatto nell'indifferenza totale. Vivo d'amore e d'onore, fra alti e fra bassi, cercando mulini con cui fare a botte, in mezzo ad amici che pensano sia la mia tattica per rimorchiare. E vai Don Quixote! Per il visionario Antonio La Rosa, Vittorio Centrone.